Allora, siamo arrivati all'appuntamento di questo 21 luglio 2015 all'interno di Fitz the Morning con Pierluigi De Pascalis, il risveglio muscolare. Buongiorno Pier, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Senti, ma è vero che il grasso va di moda? Il grasso sembrerebbe ultimamente andare di moda, dico sembrerebbe perché poi è tutto quanto da contestualizzare, sembrerebbe adesso il momento delle modelle cosiddette curvy, le modelle un po' più in carne, se ne parla un po' dappertutto e sembra davvero che sia tornato di moda un modello estetico tendente al grasso. In realtà non è esattamente così, perché quando noi definiamo le modelle cosiddette, ripeto, curvy, le modelle con delle curve particolarmente morbide, ci riferiamo, per fare degli esempi, a soggetti che possono essere, non lo so, la nostra Monica Bellucci, la cucinotta, cioè soggetti sì, certamente in forma, certamente in carne, se mi è consentito questo termine, ma non certamente in sovrappeso. Con la scusa invece delle modelle curvi, cosa si è creato? Esattamente quello che accadeva qualche anno fa, che in realtà continua ad esserci, ossia nella esasperazione della magrezza, quindi nella ricerca di un modello estetico estremamente magro, ecco che poi si finiva con l'esaltare delle persone la cui magrezza era tale da innescare però una problematica molto spesso legata ai disturbi del comportamento alimentare. Ecco che dall'altra parte ci stiamo spostando esattamente in una direzione che è sì opposta, ma che espone esattamente allo stesso rischio, perché quando noi, piuttosto che parlare di un soggetto magro, parliamo poi di un soggetto che rasenta l'anoressia, stiamo creando un problema. Quando noi invece, per cercare di avere un'inversione di tendenza, smettiamo di parlare di soggetto magro, parliamo di soggetto in carne, ma poi in carne non sappiamo fin dove dobbiamo andare ad arrivare, ecco che ci stiamo spostando verso il sovrappeso e l'obesità. Questo tipo di atteggiamento non è più un atteggiamento salutare, quindi non parliamo più di un ridimensionamento dei canoni estetici, ma di qualcosa che espone ad un rischio. Quindi temo che questo tipo di strategia sia soprattutto una trovata per avere un altro tipo di nicchia di mercato alla quale magari affibbiare i propri prodotti, oppure a causa della nostra atavica pigrizia ci viene meglio raccontarci che insomma il grasso è tornato di moda, piuttosto che cambiare il nostro atteggiamento e cercare magari di rivedere la nostra alimentazione e la nostra attività fisica. In ultimo, riguardo questo, noi possiamo raccontarcela quanto vogliamo, quindi possiamo dire tranquillamente che i modelli estetici sono cambiati, che adesso il grasso va di moda, ma tutto quanto questo non servirà purtroppo né ad abbassare il rischio di infarto, né il rischio cardiocircolatorio in genere, non servirà a prevenire il diabete né tutto quanto il resto. Quindi il discorso estetico è una cosa, il discorso salutistico è un'altra. Va benissimo evitare gli eccessi, ma qualunque tipo di eccesso. Vero, vero, assolutamente sì, sposo la linea del nostro Pierluigi De Pascalis, che torna il prossimo martedì con noi. Ciao Pier. Ciao, martedì, un abbraccio.